Uomo delle istituzioni senza una vera mission politica per Avezzano, quindi il suo progetto politico non è per Avezzano ma è fine a un gruppo di amici. Un gentiluomo per quello che ho potuto avere modo di vedere. Antonio Del Boccio è un professionista importante nel suo campo e tuttavia dal punto di vista politico il nostro è un civismo più connotato. Ma per bene, una persona seria che ha deciso di non sottostare a logiche positive da parte di comando all'Aquila. Un entusiasmo a dare opinioni e giudizi sugli altri. Siamo genovesi, molto nuovo, tuttavia dalle idee politiche troppo spesso assai discutibili. Un ragazzo giovane, forse un po' poco autonomo. Tiziano un amico, assolutamente un bravo ragazzo, nulla da eccepire. Forse il progetto Lega aveva bisogno di una maggiore digestione da parte di tutte le forze politiche del centrodestra. Non è andata così, me ne dispiace. Bocca al lupo, Tiziano. Siamo genovesi, l'ho sentito parlare solo quando magari prendiamo un caffè, perché poi in fin dei conti abbiamo 40 anni e siamo tutti amici, ma politicamente ancora non ho avuto modo di ascoltare che cosa ne pensa, se non per bocca del parlamentare Aquilano Teramo. Conosco poco Anna Maria, ho avuto modo di conoscerla in questi giorni, l'ho apprezzata molto dal lato umano e dal punto di vista professionale. Un curriculum spettacolare, ad maiora. Curriculum invidiabile, ma progetto politico che fa capo l'ex sindaco e l'ex assessore all'ambiente Presutti e De Angelis. Anna Maria Taccone è certamente una persona con un curriculum professionale importante e tuttavia abbiamo una profonda differenza di visione di società. Lei naturalmente è portatrice di una visione più conservatrice e il sottoscritto di una visione più progressista. Come secondo me una donna elegante, sicuramente un'ottima professionista. Mi è sempre piaciuta da ragazzo l'estrema sinistra, la studiavo e mi incuriosiva. Non conosco personalmente il professor Stornelli, mi dicono gran brava persona a cui faccio i miei migliori auguri e spero di collaborare un giorno con lui. Ottimo professore, bravissima persona, esperimento politico che non porterà nulla per Avezzano purtroppo. Un amico d'infanzia, ci siamo un pochino persi, quindi ho un pochino perso le evoluzioni, però mi lega a lui sicuramente un ricordo di affetto di quando eravamo piccoli, quindi gli faccio i miei migliori in bocca al lupo. Stornelli è a mio avviso una persona ideologicamente coerente che rappresenta la sinistra vera in questa città. Mario Babbo, un amico, mi è piaciuta la sua caparbietà, la sua insistenza e andare avanti con il proprio progetto. A Mario faccio i miei migliori auguri, in bocca al lupo Mario, ci vediamo al ballottaggio. Professionista di ottimo livello, una coalizione che è nata per fini elettorali, è nata all'ultimo momento, senza una vera storia politica di coalizione alle sue spalle. Un uomo di sport di cui apprezzo assolutamente molto sia i modi sia i toni utilizzati in campagna elettorale. Mario Babbo è uno stimato avvocato. E tuttavia in questa tornata elettorale la vera forza di sinistra è Avezzano Bene Comune. Gianni Di Pangrazio è un ottimo dirigente della provincia, ha dimostrato di essere lavorativamente una persona molto competente, politicamente si sta riproponendo, in bocca al lupo Gianni. Ottimo dirigente dello Stato, ma quando ha amministrato la città ha dimostrato che non ha capacità per poter fare politica e la città non lo ha premiato non rieleggendolo. Sicuramente un uomo di grande esperienza, credo che però in qualche maniera abbia già avuto la sua possibilità di esprimersi per il territorio. Di Pangrazio lo definirei un furbo, perché è stato capace a mettere insieme persone che fino a 20 giorni fa non potevano vedersi tra di loro. È innegabile che Gianni Di Pangrazio sia una persona di grande esperienza e tuttavia dal punto di vista politico ci sono delle differenze tra noi insanabili.